Leggi Libri oggi vuole raccontare di una tragedia dimenticata che avvenne la notte del 3 marzo 1944 sul treno merci 8017 in viaggio da Napoli a Potenza. A bordo del convoglio sul carico erano ammassate 600 persone che andavano a rifornirsi di cibo da contadini locali, ma vicino Balvano il treno non riuscì ad affrontare una salita nella galleria delle armi e si fermò al chiuso. Bastarono pochi minuti e il fumo delle locomotive a vapore soffocò i viaggiatori. 600 disperati diventati protagonisti allora di una tragedia e oggi di un libro che ricorda quella tragedia, La notte delle malombre, scritto da Manlio Castagna per Mondadori Ragazzi. L'idea che avevo per questo romanzo era quella di scrivere non un saggio su quello che è successo all'8 marzo 17, ma creare un tessuto emotivo per far sentire il lettore dentro quel disastro, dentro quei treni. E ancora prima ho cercato di raccontare come si viveva in quell'epoca, come un ragazzo, come una ragazza potessero sopportare la tragedia della guerra, che non significava soltanto le bombe, ma significava anche rinunciare ai propri desideri.